conoscere la biografia di Massimo Campigli forse aiuta a interpretare nella chiave giusta le sue femmine enigmatiche, dai colori sfacciatamente modesti. Ma si potrebbe anche fare il gioco opposto, fissare negli occhi le sue figure e scoprire quanta vitalità, quanta insofferenza nascondano questi sguardi vitrei e un po' cinici. Raramente l'evoluzione del pensiero di Campigli è stata messa a fuoco con tanta completezza come nella mostra inaugurata nei giorni scorsi alla Galleria Marescalchi di Bologna. Ogni situazione, apparentemente statica, è il frutto di un percorso sociale cosmopolita di questo tedesco, il suo vero nome era Max Ehlenfeld, innamorato dell'Italia fino a chiederne più volte la cittadinanza, ma errante per le capitali europee dell'arte. Le sue sfingi, vestite di terra e di acqua, composte nudità o apoteosi di eleganti iconografie borghesi, raccontano storie degli anni 30, 40, 50, in cui sogni aztechi e malie egizie si intrecciano con il quotidiano onirico. Ma quando sembra che l'occhio di Campigli sia scettico, ecco che grigio e ocra diventano i fantasmagorici colori di un mondo scintillante e curioso della vita. E quando sembra che la comunicazione dell'artista con la donna sia psicoanalitica, con sbocchi obbligatoriamente schizofrenici, appare Giuditta, la seconda moglie, scultrice che Campigli non scolpisce, ma accarezza la tela con un pennello tanto impalpabile da lasciarvi non un'impressione di dolcezza, ma la dolcezza in forma di viso femminile. Questo era Massimo Campigli, e a una ventina di anni dalla sua morte, visitare la mostra di Via Mascherella è un po' come vagare nell'Europa del XX secolo, fra inquietudine, buon gusto e ricerca dell'uomo attraverso prototipi di donna.